Ben ritrovati. In questa puntata di Curiosando tra la storia scopriamo un personaggio veramente notevole, un personaggio misconosciuto. Lui si chiama Joseph Beirl, discende da una famiglia di origine tedesca ma che vive nella piccola cittadina di Muskegon in Michigan, negli Stati Uniti. Il 7 dicembre del 1941, quando i giapponesi attaccano Pearl Harbor, il nostro Joseph Beirl è uno studente dell'ultimo anno delle superiori della locale high school di Muskegon. Gli è già stata offerta una borsa di studio per il baseball, perché è un ragazzone atletico e molto bravo in questo gioco, nell'Università di Notre Dame. Quindi lui potrebbe andare all'università, invece si offre volontario e si arruola immediatamente nell'esercito americano, perché la sua patria era stata attaccata. E ovviamente si arruola non in infanteria, ma fa domanda per i paracadutisti, questa nuova specialità che dicono altamente pericolosa. Joseph, detto Joe Beirl, è un uomo d'azione durante i due anni che i paracadutisti si addestrano si scoccia un po' di questo inutile aspettare la guerra. E quindi si offre volontario per andare a fare delle cose pericolosissime, cioè i lanci nella Francia occupata dai tedeschi, gestiti dall'OSS, che è l'antenato della CIA, in cui alcuni volontari si dovevano lanciare nottetempo in Francia e portare o soldi o armi alla resistenza francese. Il nostro Joe ne fa due, al termine di questi lanci lui poi veniva sempre recuperato da un sottomarino inglese di notte, sempre di notte, e la terza volta che si lancia in Francia invece in Normandia nella notte tra il 5 e 6 giugno del 1944, quando appunto sta andando in scena il grande sbarco degli alleati in Europa. Il nostro Joe si lancia dall'aereo, lui appartiene alla 101esima divisione aviotrasportata e il vento lo manda contro il tetto della chiesa di Camp de Moudon. I tedeschi gli sparano, lui risponde subito al fuoco e c'è una targa vicino alla chiesa che oggi lo ricorda come Joe Beirl è il primo uomo ad aver sparato contro i tedeschi durante lo sbarco in Normandia. Joe si ritrova da solo, riesce a far fuori quei tedeschi che gli stavano sparando addosso, fa saltare per aria una centralina elettrica che era tra gli obiettivi del suo gruppo di sabotatori, dopodiché attacca da solo, perché non sa proprio dove sono finiti i suoi compagni, attacca da solo un'altra grossa postazione tedesca, ma qui, nonostante le sue energie, non riesce e viene fatto prigioniero e viene mandato praticamente in un camion verso le retrovie. Questo camion viene mitragliato da un aereo americano, quindi Joe rischia di essere ucciso dagli americani. In qualche maniera il camion con Joe a bordo riesce ad arrivare nella città di St. Lô. A St. Lô, quella notte in cui Joe è nel recinto dei prigionieri, in attesa appunto di essere mandato più dietro nelle retrovie, tutta la notte l'aviazione americana bombarda St. Lô e quindi anche in questo caso Joe si salva veramente per il rotto della cuffia. Quando finalmente viene mandato nelle retrovie francesi, quasi al confine con la Germania, a Joe verrà garantito un trattamento non propriamente, diciamo così, urbano. Perché i tedeschi lo insultano dicendo: tu sei di origine tedesca, stai combattendo contro la tua stessa patria, perché lo fai? E quindi giù botte, Joe viene picchiato praticamente tutti i giorni. A un certo punto Joe riesce a evadere dal campo di concentramento in cui lui si trova. La sua fuga però dura poco, viene ripreso, di nuovo picchiato ovviamente, è rimandato in un campo di concentramento. Stavolta il campo di concentramento è ben lontano dalla Francia, dove ci sono gli americani, e addirittura in Polonia. Ebbene, anche qui Joe insieme a tre altri americani riescono a evadere da questo campo di concentramento e saltano su un treno che sono convinti che lo porti verso sud.
In realtà il treno sta andando a Berlino. Joe si ritrova a Berlino e ovviamente non parlando una parola di tedesco vengono catturati quasi subito. Questa volta Joe viene praticamente preso dalla Gestapo che gli applica ogni tipo di tortura possibile e immaginabile. Ci vorranno 4 mesi prima che Joe si riprenda dalle inaudite violenze che la Gestapo compie su di lui. Dopo 4 mesi lui viene mandato di nuovo al campo di concentramento vicino a un polacco da cui proveniva. E qui di nuovo, appena si sente un minimo forte, scappa di nuovo, i suoi due colleghi che scappano con lui ma che vengono uccisi durante la fuga, riesce a evitare per un pelo dei cani che gli vengono mandati contro dietro a inseguirlo, e per evitarli si butta in un fiume ghiacciato, così vestito solo della sua piccola tunica da prigioniero. Joe nuota per ben 2 chilometri in questo fiume ghiacciato. Alla fine esce dal fiume, in condizioni fisiche potete immaginare quali siano, e viene trovato da una pattuglia dell'Armata Rossa. Joe ha trovato finalmente i russi, che hanno tra l'altro come obiettivo proprio quello di liberare quel campo di prigionia da cui viene Joe. Quindi Joe va insieme ai russi, gli viene dato un fucile, lui combatte con i russi e per un anno intero rimane a combattere nella prima armata della guardia corazzata sovietica. Quando si sa della notizia di un americano che combatte con i russi, l'ambasciata americana poi lo fa in modo di farlo, rimangono tutti stupiti per il fatto che lui era stato dato per morto, addirittura lui era stato fatto il suo funerale a Muskegon nella chiesa di St. Joseph. E in questa stessa chiesa in cui era stato fatto il suo funerale, il 14 settembre del 1946, lui celebrerà il suo matrimonio. Grazie e arrivederci.